tutti, sono Gabriella Saraniti, Category Manager Commercial di Hewlett Packard Italiana. Sono qui quest'oggi per presentarvi il nuovo arrivato nella linea HP, HP Slate 502, il nuovo touch che sarà introdotto a breve sul mercato italiano. Il mercato per il quale andremo ad indirizzare questo nuovo prodotto touch è un mercato corporate enterprise, in particolar modo, ma decisamente riteniamo che ci sarà un'ottima collocazione anche nel mondo education e nel public sector. Lo Slate 502 ha una dimensione di 8,9 pollici ed un peso molto interessante per i professionisti, perché siamo al di sotto dei 700 grammi. Non sta a me farvi notare che facilmente potrete portare il vostro touch tranquillamente in una tasca. È decisamente una cosa unica, direi, come dimensione, quindi trasportabilissimo, molto leggero, quindi l'ottimo per il professionista di oggi. Vorrei però portare la vostra attenzione anche su tutti quelli che sono gli alloggiamenti che rendiamo disponibili sul nostro Slate 502. Innanzitutto un comodo slot per memory card SD e SIM card, facilmente accessibile, importantissimo perché non dovete rimuovere alcun pannello, quindi potete collegare immediatamente la vostra SIM e sarete subito online senza grossa fatica. Un tasto che vi dà la possibilità di visualizzare immediatamente la tastiera e quindi avere una digitalizzazione nel momento in cui scrivete i vostri testi, molto più comodo. Se passiamo al lato superiore, al top del nostro Slate, un tasto per aumentare e diminuire il volume. Una porta USB standard, anche in questo caso immediatamente accessibile, il tasto di home desktop. Sull'altro lato abbiamo un tasto, che è il tasto di accensione, che ha altresì la possibilità di bloccare la rotazione dello schermo, quindi un tasto con due funzionalità, un jack audio combo. Se passiamo nella parte inferiore del portatile troviamo delle altoparlanti stereo, anche in questo caso molto importanti le altoparlanti stereo per avere un'ottima performance. E vorrei far notare che lo Slate è dotato di Premium Sound, quindi del sistema Premium Sound a bordo per l'ottimizzazione delle performance audio. La docking port, tramite la docking station abbiamo la possibilità di avere in dotazione anche una porta HDMI. Se andiamo poi a guardare un po' meglio, abbiamo sul lato frontale la disponibilità di una videocamera, che ritroviamo anche sul lato posteriore. Lato posteriore che, come vedete, così come il lato anteriore, ha un design molto sobrio, ma mantiene comunque una grande cura nell'assemblaggio e nelle rifiniture. Diamo ora un'occhiata ad alcune delle caratteristiche tecniche di questo Slate 502. Allora, come vedete, Slate 502 monta il sistema operativo Windows 7 Professional, è dotato processore Oak Trail di ultima generazione Z670, dispone di una memoria standard di 2 GB, che è la massima memoria disponibile, può montare dischi allo stato solido da 32 e 64 GB. È inoltre dotato di un doppio sistema di input a tocco, come avete potuto notare, oppure possiamo dare il nostro input con una penna digitizer attiva. La penna digitizer attiva è dotata di una batteria interna e possiamo dotata inoltre di un tasto funzione che vi dà la possibilità di accedere alle funzionalità del vostro sistema, oppure abbiamo la possibilità di scrivere a mano libera attivando evidentemente il nostro notepad. Andiamo a scrivere qualche cosa. Come vedete, ha riconosciuto immediatamente la mia scrittura. Slate 502 è inoltre dotato di una seconda tastiera virtuale
aggiuntiva rispetto a quella che è la tastiera di Windows, che come potete vedere vi dà anche un'ampiezza diversa e quindi una comodità di scrittura decisamente migliore rispetto a quella che è la tastiera di Windows. Swipe è il nome di questa tastiera virtuale, vi dà la possibilità anche di facilmente scrivere un testo e permetterne il riconoscimento immediato all'interno di un vocabolario fornito nel sistema. Potete attivare differenti lingue, in questo momento è attiva la lingua italiana. HP Slate 502 sarà disponibile in Italia a partire dal mese di dicembre.